Questo stellone dalla trasferta di San Benedetto del Tronto viene fuori una sconfitta forse anche meritata, perché Arezzo aveva fatto vedere cose buone sul campo, soprattutto nel primo tempo. No, ma abbiamo fatto nell'arco dei 90 minuti una buona gara, ma non è un punto perso, sono tre punti persi, perché potevamo, secondo me, facendo alcune cose, potevamo addirittura vincerla. Poi abbiamo concesso la punizione dove è nato il gol loro. Abbiamo avuto l'occasione addirittura in 10, secondo me non c'era neanche l'espulsione su Ventola, neanche l'ha toccato, ma lì venivamo da un errore che avevamo fatto in precedenza, potevamo addirittura pareggiarla con Serrotti quando ha preso la traversa. È stata una partita tutto sommato positiva, e ho avuto risposte importanti da alcuni giocatori, ma mi rode parecchio, perché avevo la sensazione che potevamo addirittura vincerla, insomma, perché riuscivamo a coprire bene, non concedevamo niente e dovevamo essere più bravi nelle ripartenze a sfruttare quelle occasioni che abbiamo avuto. E domani c'era un giorno di riposo, invece con la società abbiamo deciso di ritornare ad Arezzo ad allenarci, perché sabato è una partita che non possiamo sbagliare. La sensazione che si aspettava l'errore fondamentale, concedere una punizione a botta da quella posizione che è proprio la sua mattonella. Sì, si è calciato una buona punizione, abbiamo sbagliato a fare fallo in quell'occasione, insomma, ma ripeto, alcune cose molto positive da parte di chi non giocava da molto tempo, ma c'è rammarico, perché potevamo sfruttare meglio le situazioni che ci sono capitate. Adesso bisogna preparare alla morte questo trittico, questo primo dei due trittici di partite essenziali per cercare la salvezza. Certo, quindi pensando ad affrontarle una alla volta, e sabato c'è la Fermana, la gara comincia a diventare fondamentale, insomma, fare punti significa vincere.